normalmente, quando dizioniamo naturalmente, quando parliamo e stiamo veramente parlando, la mente, la dizione ci equalizza, fa da equalizzatore automatico ai registri nei grandi intervalli, nei grandi scarti di intonazione. Tari, sono dati dall'enfasi. Su! Ma no! Ok? Quando li facciamo sentire così tanto, vuol dire che stiamo enfatizzando il discorso, ma così quando canti pensa a quello che stai dicendo, porta avanti la parola nella tua testa, ci sarà un cambio di registro, non brusco perché i registri non sono mai totali, sono sempre misti, ma la giusta equalizzazione data dall'esattezza della dizione non lo renderà evidente, non creerà un buco, non creerà un gradino. Tu non hai, ma me la devi proprio. Parla con Giove, parla con Giove. Se tu non hai fulmini per punirlo, io ti accuso di impotenza, tu a Giove di impotenza. Quindi quell'ai deve essere fuori di te. Tu saresti, se non punisci Nerone, tu saresti il dio degli dei, tu saresti il re del cielo, quindi deve avere proprio il sangue agli occhi. Non hai finito la frase. Il concetto è questo, non hai finito la frase, tu gli stai dicendo se per punir Nerone fulmini tu non hai, cosa faccio? D'impotenza t'accuso, d'ingiustizia ti incolpo. Oddio, ho bestemmiato, ok? Però la frase non finisce a tu non hai, la frase finisce dopo. Se per punir Nerone fulmini, fulmini, fulmini tu non hai, d'impotenza t'accuso, d'ingiustizia ti incolpo. Quindi il succo non è arrivare alla fine di tu non hai, anzi è che quell'hai con quella scala di fulmini appunto, sei tu che li stai lanciando i fulmini in questo momento, con quella scala sale tanto in basso che ti stai ergendo tu a Giove e a Giudice. Tu stai preludendo alla bestemmia che stai per dire. Se per punir Nerone fulmini, 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 tu non hai. Cosa faccio? Devi tenere la tensione. D'impotenza, ecco cosa faccio. D'impotenza t'accuso, d'ingiustizia ti incolpo. Quindi quell'hai, vedilo in quell'ottica di una frase che non hai ancora finito di declamare, di costruire. No, non badare alla nota, devi voler cannare la nota, devi però voler, devi intendere la parola, devi capire che stai per minacciarlo di qualcosa, devi badare all'interezza della frase, seguire un filo del discorso. Ne manca anche qualcuna. Meglio, e non cambiare la dizione. Adesso fammi una mitragliata di A tutte identiche a se stesse, una per ogni palla. Ai, ai, senza spostarle, senza aggiustarle. Eccola. Certo, questa, rifalla. Tu non ha, tutte uguali, tutte allo stesso posto. Giusto.